È un'arte. Guardare senza farsi vedere. Ancor più. Guardare senza farsi vedere da chi ti sta guardando, cercando di non farsi vedere. Un incontro di fioretto al silenziatore, su pedane distanti. Nessun altro si accorge che c'è una sfida, un punteggio. Una tagliata di spada, grazie. La lasci cucinare quanto le pare. Edoardo, potresti tornare tra di noi, per favore? Preferisci farti nutrire con una flebo? Un'insalata mista, grazie. Grazie. Auguri, mamma. Auguri. Ti ringrazio per il regalo. Quale regalo, Alessandro? Quello che mi hai fatto. Con i miei soldi, immagino. Capita tutti gli anni che la mamma compia 45. Me ne vado. Di casa. Cosa significa? Trasloco la prossima settimana prima che inizi scuola. Pensi di andare in una comunità di vegani a ingozzarti di semi di girasole? Rilassati, rimango all'ombra di questa splendida famiglia. E poi ci hanno parlato con papà e lui ha detto che è d'accordo. Quando mai non è d'accordo con te tuo padre? Quando mai ha avuto le palle per sibilarti qualche no? Io non bisogna spiegarli, argomentarli, subire le conseguenze, i muguni, le ripicche. È troppa fatica, troppa responsabilità. È molto più comodo recitare la parte del fratello maggiore e lasciare alla madre quella della rompicoglioni. Lo interpreti alla grande, Alessandra. Ho sempre detestato le donne che dicono agli uomini ho rinunciato a tutto per te, ma un figlio si può dire, cazzo. A un figlio puoi dire ho rinunciato a tutto per te. Da quando in qua dici le parolacce, scusa? Da quando un ingrato mi ha calpestato il cuore. Smettila di fare la sceneggiata, Alex. Intanto Alex dirai alla tua amichetta brufolosa con cui giochi alla lotta greco-romana sul divano del salotto. Io sono tua madre. Ho cambiato tutta la mia vita per tirarti su e farti diventare quello che sei. Un grandissimo stronzo. Nessuno ti ha detto di lasciarti con papà e di sposarti con uno che neanche ami. Io sono innamorata di Maurizio. Wow. Questa è un'edizione, eh? Come ti permetti? Io l'ho scelto per rimanere finalmente dentro una storia e non scappare più. A rimanere dentro una storia che non è la tua è solo un altro modo per continuare a scappare, Alex. Ma chi l'ha detto questo, Fedez? Papà. Che fonte autorevole. Uno che è scappato da tutto nella vita, tranne che dallo specchio da cui sorride tutte le mattine. Maurizio ti ha fatto da padre molto più di tuo padre. È per questo che ho imparato a restare. E a tradire. Cosa dici? Che ti ho visto mentre ti baciavi in bocca con un uomo il mese scorso. Lavori per i servizi segreti adesso? Beh, ti pagano una miseria considerata la voracità con cui batti cassa ogni momento. Avete in macchina sotto casa nostra? La chiamo ancora nostra. E comunque, spione moralista, non era sulla bocca, era a fior di labbra. E comunque non io... Non mi interessa. Problemi tuoi, Alex. Ma non venire a dirmi che Maurizio l'ha sposato per me. L'hai fatto per te, hai rinunciato alla passione per la sicurezza. Io non voglio diventare come te. Grazie per il complimento, tesoro. E non chiamarmi tesoro, che non ho più 7 anni, va bene? E come ti chiamo, papà? Papà, non mi chiamo, sono 2 giorni che non lo sento e non risponde ai messaggi. Sai che novità? È stato l'essere una vita, senza mai farsi sentire neanche il giorno della tua cresima o del tuo esame di terza media. Non c'è stato mai. E adesso torna quando tutto è troppo tardi. Il padre pentito, il figlio il prodigo. Che bella coppia. Ma sarei sicuramente benissimo con lui. No, scusa, Edoardo, ma guarda, questo proprio non me lo meritavo. Non va a restare da papà. Ma dall'uomo migliore del mondo, il nonno. Tu non l'hai mai capito? O forse eravate troppo impegnati a discutere per capirvi? A lui restava... Mi è mancato il tempo. Lui ha avuto il tempo di darmi gli ordini, invece. A me dà molto altro. La sua carta di credito, per esempio? Il suo esempio, per esempio. L'esempio di un maschio egoista, dominante, stronzo. Il nonno è una persona dritta. E non è pieno di curve come voi. E quello che promette fa. E non mi ha mai chiesto di cambiare, mi accetta così come sono.
Ha detto che sono la sua ricompensa e la sua occasione. L'occasione di restituire quello che non è riuscita a dare al suo grande amore. Ma sì, siamo al melogramma adesso. E chi sarebbe questo grande amore? La tua povera nonna. Quella l'ha tradita tutta la vita. E non solo a fior di labbra. Lui dice che sei tu, mamma. Chi arriva in ritardo a un appuntamento considera il suo tempo più prezioso del tuo. Era una delle tre cose che mi ripeteva in continuazione mio padre quando ero bambina. Ciao. Sei in ritardo? Sì, scusami, c'era traffico. Allora io prendo un'insalata di mare e una tagliata di tonno, grazie. Io vorrei, per cominciare, un'insalata mista, senza né rucola né carote, ma con del basilico e dei pomodori. E poi prendo questa spigola all'acqua pazza con due patate bollite a parte. E se è possibile me le sbucci ma non me le tagli. Ah, e nell'insalata niente aceto, solo olio e sale. Grazie. Certo che hai bisogno di essere sempre complicata tu. Sei nervoso, papà? Qualcosa non va? No, no, assolutamente no. Tutto a posto. È che sono solo un po' stanco perché faccio quella cosa tanto bizzarra, esotica, non so se ne hai mai sentito parlare. Che cosa? Lavorare. Sai che ho appena finito di montare quel documentario sui Mursi? Mm. Quello che ho girato in Etiopia e che sono riuscita a farmi commissionare dall'università. Mm. Mi sono ammazzata per consegnarlo in tempo. I Mursi in Etiopia. I Mursi in Etiopia. È stato incredibile, incredibile, papà. Pensa che per entrare nei loro villaggi, no? Devi per forza farti accompagnare da un ranger armato e poi andare soltanto di mattina. Non ho ancora capito se vuoi rimanere in quella casa oppure no. In questo caso dovresti pensare di affittarla, non credi? Ancora non ho deciso che cosa fare. Mi sta ospitando un'amica. E tuo figlio? Mio figlio per il momento è con il padre a casa. A casa tua? A casa mia, sì. Cioè, tua. Lo so. Lo so, papà, è chiaro, non c'è bisogno che me lo ricordi. Mi hai regalato una casa e adesso in quella casa c'è mio figlio, c'è suo padre e io che sarei la madre di mio figlio e la moglie di suo padre sono fuori. Lo so. Lo so. Lo so. Non è questo il punto. A me pare di sì. Mi pare che ti interessi solo la casa. Ma, d'altra parte, hai ragione. I soldi per comprarla tu non li sei mica andato a rubare. E cosa stai facendo della tua vita? Lascia perdere, papà. Certo, perché sennò non capirei. Io sono limitato, no? Sono un borghese io. Ho sposato una donna, ci ho fatto una figlia, vivo con lei da 40 anni. Nella stessa casa, pensa che è strano. E da 40 anni tradisci quella donna con tutte le altre pur di sopportarla. Pensa che è strano. Scusami, papà. Scusami. Sei assolutamente convinto che tu lo sappia fare e io no, vero? Che cosa? Tradire? Intendevo dire stare insieme. E quindi tradire? Con un'idea? Con il lavoro che volevi fare, fai. Con il lavoro che volevi fare, non fai. Con il tennis. Con una cosa che si sogna di notte. Con un viaggio immaginato, un viaggio organizzato. Con il resto del mondo. Mica solo con una donna. La tua più grande follia non è stata andartene da quella casa. Ma è stato credere che là dentro ci fosse tutto quello che ti bastava. Volevi fare la rivoluzione. Volevi dettare le regole all'amore anziché accettare le sue. Volevi tutto dall'amore. E adesso ti ritrovi senza niente. Ti ritrovi a dire le stesse bugie che dicevo io. A ingoiare gli stessi compromessi che ha ingoiato tua madre. Senza però nemmeno la consolazione di una famiglia che sia realmente una famiglia.
comprarti una casa. Che sia comunque per sempre tua. Quindi tradire? Certo, papà. Hai ragione tu. La barba incolta, la maglietta sotto la giacca destrutturata. Potrebbe essere la divisa di un attore o di uno scrittore. O forse solo un pubblicitario frustrato. Tesoro, adesso ti devo lasciare. Devo tornare di là, ci sono tutti. Ciao, amore mio. Aspetta, aspetta, facciamo così. Quando finisco, magari ti faccio due squilli, così sai che sono io. Un bacio. Ciao, ciao, ciao. L'ultimo numero andrebbe sempre cancellato. Sta meglio. La febbre è passata. Stanotte dorme da suo padre. Bene. Nelle emergenze puoi contarci, dal meglio di sé. Come tutti i narcisi, pensa che il suo impegno valga soltanto se c'è qualcosa di importante. Non accenderebbe un interruttore, ma spegnerebbe un incendio. E questa? Dove l'hai letta? Non potrebbe essere una mia considerazione. No, non l'ho letta. Due caffè, grazie. Vabbè, ho sentito, me l'ha detta la mia analista. Oh, ma lo sai che in bagno uno mi ha sentito parlare al telefono con Edo? Dicevo amore, tesoro, insomma, quelle cose lì. E pensava che stessi con l'amante. Quella con la giacca rossa? L'ho vista passare. Cioè, mi ha preso per una che tradisce. Beh, tecnicamente... Beh, no, perché mio marito lo sa, quindi non è più un tradimento così. Ma lui sa dove sei esattamente? Sa con chi sei? Sa chi sono io? No, quindi... Grazie. Edo si è molto divertito l'altra sera quando hai fatto le imitazioni. Ma se non conosceva la metà dei personaggi. Io proprio non riesco a sintonizzarmi con un bambino di 7 anni. Non sa neanche chi è Benigni. Sì, ma proprio quello è il bello. Lui non rideva per le imitazioni, rideva per te. Ah, ecco. E questo dovrebbe farmi sentire bene. Certo, perché vuol dire che gli piaci proprio tu. Cioè, è un bambino, non è che dà giudizi, fa i paragoni, i confronti. La sua sfera cognitiva ancora coincide. Stop, va bene, è stato un trionfo. La prossima volta gli imito Totò. No, vabbè, non esagerare, sennò poi non ti seguo neanch'io. Guarda che abbiamo appena 4 anni di differenza. E tu come hai fatto senza di me in quei 4 anni in cui non ero sulla Terra? Faccio io. Prego. Era con suo figlio? Al telefono in bagno? Lei era con suo figlio? L'ultimo numero andrebbe sempre cancellato.